Ti pare quella? È incantevole. Bene, allora valle a parlare. Come? Così? E di cosa poi? Di qualsiasi cosa. Vedi, fratellino, gli uomini sono tanto spaventati dalle belle ragazze che chiunque riesca a parlarci parte avvantaggiato. Avanti, su, improvvisa. Ebbene? Come? Per quale motivo ve ne state lì? Perché io volevo chiedervi una cosa. E cioè, il vostro nome. Conoscerlo non vi servirà a nulla comunque. Aspettate! Non ero pronto! Intendevo risultare affascinante e divertente. Mi concedete una seconda occasione? Vabbè. Ezio, non tutto è perduto. Hai fatta sorridere. Ora si ricorderà di te. No, posso ancora rimediare. Voglio seguirla per vedere dove abita. Che fosse... No, è impossibile, me lo sarò immaginato. Vi ho detto che non mi interessa, punto. Già, ma a me sì. Mettetevi in fila. Non credo proprio, amore mio. Mi sono stancato di aspettare che allarghi le cosce di tua volontà.
cane rognoso. Che ci fai qui? Questa faccenda non ti riguarda. Buongiorno anche a te, Vieri. Credo che tu stia importunando questa giovane. Non sai fare di meglio. Pagherai per questa intromissione. Tutta la tua famiglia pagherà. Grazie. Vi sono riconoscente. State bene? Adesso sì. Volevate sapere il mio nome? È Cristina. Onorato, Cristina. Io sono Ezio. Ebbene, Ezio. Grazie di essere qui. Di nulla, di nulla. Dimmi, che cosa posso fare? I corpi dei miei familiari. Non posso lasciarli lì a pendere dalle forche. Devo compiere per loro gli estremi riti. Accompagnarli nell'ultimo viaggio. Capisco. Fa strada, Ezio. State vicino. Di qua. Li hanno già tirati giù. Che cosa vuoi fare? Tu nasconditi. Io faccio due chiacchiere con quella guardia. Non sfuggirai stavolta. Dove sono i corpi che erano appesi qui? Li hanno già portati via. Dove? Adesso dove sono? Non lo so. Credo li stessero portando giù al fiume per buttarceli. No. Avanti. Cristina, vieni con me. Lieta notte a voi. Che cosa vuoi fare? L'unica cosa possibile. Ucciderli. No, no. Senza discutere. E questo li rende... Ezio! E va bene. Gli sgattaiolo alle spalle. Prendo i miei familiari. Uno alla volta, se necessario. E li carico su una barca. Sta attento. Stando alle parole del Carlo... Ah-ha! Ora non ci sfuggirai! Eccolo! Lì,
Abbattete quel cane! Che fate? Eccolo, prendetelo! Devo lasciare la città. Cristina, voglio che tu venga con me. Vorrei. Ma non posso. La mia famiglia. Così saremo sempre insieme, Cristina. Oh, Ezio. Biancheria rapida ai pellegrini di evitare dopo il travosso ai prurito fastidiosi vicino ai rifugi quali stanno cercando di spegnere i recenti focolai di violenza. Sono appena tornato a Firenze. Ma guardati. Bellissima come sempre. Ma... Oh, Ezio, io... Sono passati 2 anni. E io non ho fatto altro che pensare a te. Oh, ma Ezio... Che cosa c'è? Sono promessa in sposa. Mio padre continuava a dirmi di scegliere. Pensavo che non ti avrei più visto. Manfredo! La vuole ammazzare! Che cosa? Un tale che gli ha vinto dei soldi! L'ha trascinato sul ciglio del Ponte Nuovo! Che diavolo è Manfredo? Il mio fidanzato!
Cosa fate? Tu l'ami? Come? Ti ho chiesto se l'ami. Cristina, la donna che stai per sposare. Sì, sì, la amo, ve lo giuro. Ammazzatemi e morirò pensando a lei. Non giocherai mai più d'azzardo. Mai più, messere. Sarai un buon marito per lei. O ti darò la caccia e ti ucciderò con le mie mani. Sta bene, sarà un buon marito per te. Me ne sono accertato. Che cosa? Ha perduto il senno. Ezio, speravo proprio di vederti stasera. Non ho molto tempo, il ricevimento del Doge inizia fra poco. Ciò nonostante ho delle novità, ho saputo che Cristina Vespucci è qui per il carnevale. Non eravate intimi voi due? Un tempo. Forse sarebbe stato meglio non dirtelo, è con suo marito. Magari non è troppo felice di rivederti. No, è magnifico. È carnevale. Con questa maschera non riuscirà a riconoscermi. Ho il sistema giusto per attrarre la sua attenzione. Grazie, amico. Lassù sopra un tetto nascosto, nero e si muove, agile gesto, gente innocente. Basta. Ora andiamo al luogo della... Cristina. Manfredo, da quando sei così romantico? Shh.
Che cosa ci fai tu qui? Come osi? Cristina, va tutto bene. Tutto bene? Non ci vediamo da 8 anni. Sì, temevo che non saresti venuta se te l'avessi chiesto. Hai ragione, non sarei venuta. Ezio, l'ultima volta che ti ho visto mi hai baciato e te ne sei andato lasciando che sposassi un altro. Era la cosa giusta da fare. Lui ti amava. Chi se ne importa di lui? Io amavo te! Hai avuto una seconda occasione. Ti prego, Ezio, non venirmi più a cercare. Sono in grado di guarire i vostri attacchi. Manfredo, che è successo? Gli uomini di Savonarola sono entrati, hanno distrutto tutto. Dov'è Cristina? Manfredo, lei dov'è? È fuggita, ma la inseguivano. No! Cristina, resisti! Ti troverò un dottore. Starai bene, vedrai! No, Ezio. Non credo proprio. No! Non andare. Resta con me, Cristina! Ezio, non lo sai. Io sono sempre stata con te. Vorrei tanto che avessimo avuto una seconda occasione. Riposa in pace.